Banda Cecchetti, per la prima volta solstizio d'estate qui a Domodossola organizzato dalla Proloco. È iniziato questa mattina e sta proseguendo. In questo momento abbiamo in sottofondo le musiche dell'orchestra Solia. Vuol dirci qualcosa su questa iniziativa? Com'è andata? Ma guarda, questa è la seconda giornata nella quale festeggiamo le stagioni e fa parte di un progetto intitolato proprio Quando bastava il sole e nasce dal desiderio di celebrare proprio la bellezza delle nostre stagioni, che è vero, stanno cambiando, il cambiamento climatico è innegabile, ma le stagioni della luce ci sono sempre e quindi per noi sono comunque le scadenze che segnano il tempo dei nostri anni. Quindi questo solstizio d'estate vogliamo proprio festeggiarlo come un inno alla natura, anziché andare nelle piazze così a cercare di difendere il nostro ambiente, magari con cartelli o grida. Noi abbiamo pensato di celebrarlo mettendo in evidenza la bellezza delle stagioni attraverso tanti momenti che pensiamo di continuare di solstizio in equinozio. Oggi abbiamo mandato al mattino sempre Vivaldi, come ormai intendiamo mantenere come tradizione, almeno un momento musicale al mattino che mi auguro possa diventare sempre più vivace. Al pomeriggio abbiamo celebrato le meridiane e gli orologi solari con due esperti di ormai carattere internazionale come Guido Dresti e Rosario Mosello. È stato molto interessante, dedicato in particolare alle meridiane presenti in città. E questa sera le danze popolari piemontesi con questo gruppo, si chiama Banda Solia, che sta a indicare banda nel senso di lato soleggiato della valle. E anche questo. Da dove arriva questo gruppo? È un gruppo del Canavese Funese, un gruppo di ricercatori proprio di musica popolare, e hanno per la prima volta presentato una monferrina di Domodossola trovata proprio in un antico manoscritto, perché loro sono veramente ricercatori nell'ambito della musica tradizionale. Mi sembra una bella serata, la piazza è meravigliosa, ci si diverte. E questo ci fa pensare anche di poter utilizzare la nostra piazza mercato veramente come una sala da ballo, organizzando serate di tango o di musica moderna o valseroni che possano proprio consentirci anche di passare l'estate in maniera divertente in città. Ecco, tra l'altro abbiamo visto una componente proprio della Proloco, Maria Vittoria, che si è esibita nel ballo. È infatti amica della Banda Solia e con alcuni componenti di gruppi tradizionali delle nostre valli sta proprio seguendo dei corsi di danza tradizionale, per questo era in grado anche di guidare le danze. Però abbiamo visto ballare anche lei un valzer. A me piace molto ballare, sì, mi piace tanto ballare. Bene. E quindi l'occasione di ballare in piazza la rende ancora più divertente, mi piace. Grazie.